77-280 persone furono prima trasferite ad Avezzano e poi da Avezzano all'Aquila e poi non si sa più che cosa sia successo. Però di certo queste 87 persone, più o meno, non sappiamo bene neanche il numero, furono uccise, furono fucilate e poi furono seppellite verso Santinico, in quella zona lì dovrebbero essere loro. Vogliamo pregare per loro e ricordarci di questo sacrificio che hanno compiuto in quella che è un po' la nostra storia, la storia che poi ha portato noi oggi a essere qui. Vogliamo soprattutto non fare un giudizio, non fare un processo, ma una preghiera cristiana per quelle persone che sono state così drasticamente private della vita, affetti. Poi un pensiero pure al Vangelo di oggi è doveroso, dopo le tre manifestazioni di Cristo, dell'Epifania, del battesimo del Giordano, delle nozze di Cana, ormai la vecchia alleanza, il Vecchio Testamento è concluso, Gesù è venuto a portare il rito nuovo del Vangelo, è arrivato il tempo di cominciare a predicare. E allora Gesù va di villaggio in villaggio a proclamare la parola di Dio, a dire alla gente convertite perché vedete Dio è venuto in mezzo a voi, cambiate vita e così che possiate incamminarvi in questo nuovo percorso di vita che è la nuova alleanza, il nuovo testamento. Lo fa anche al suo paese dove era stato allevato, a Nazareth. Ed entra come il suo solito di sabato nella sinagoga e come avete fatto anche voi, vi siete alzati, siete venuti qui sul tampone a proclamare la parola di Dio. La stessa cosa fa Gesù. Gli viene dato il rotolo del profeta Isaia in cui c'è questa bellissima profezia. Lo Spirito del Signore è su